Presentato in conferenza stampa dall'assessore all'istruzione politiche e giovanili del Comune di Pavia, Rodolfo Faldini, il programma Comenius, al quale prenderà parte l'Istituto di Pavia Felice Casorati, grazie al finanziamento di 20.000 euro. Un risultato raggiunto in collaborazione con l'assessorato e il Centro Educazione Miglia, che hanno promosso il progetto PlayWeb, approvato dal bando europeo. Gli studenti saranno così impegnati nel biennio 2012-2014 in convegni e meetings con i partner francesi, portoghesi e spagnoli sulla consapevolezza dell'utilizzo di Internet. Rodolfo Faldini, assessore all'istruzione politiche giovanili del Comune di Pavia, parliamo del progetto Comenius, al quale il Comune ha partecipato e collabora attivamente per quanto riguarda l'utilizzo consapevole della rete, vista come dipendenza anche. Sì, dopo il progetto Meno Alcol Più Vita e il suo sviluppo, con la costituzione del tavolo permanente prevenzione dipendenze, abbiamo partecipato insieme alla scuola Casorati ed anche all'associazione CEM a questo progetto, quindi a questo bando, l'abbiamo vinto con questo Comenius, progetto europeo, e quindi ci occupiamo di una delle dipendenze come l'utilizzo da internet, e quindi possiamo dar vita comunque a un'attenzione con corsi di formazione per ragazzi, insegnanti e anche familiari, che può dare consapevolezza su un argomento e su un tema delicato che può portare a prevenzione. Siamo con la dottoressa Daniela Buzio, preside dell'Istituto Pavese Felice Casorati, per parlare dell'adesione della scuola appunto al progetto europeo Comenius. Ci vuole fare un excursus di quando è nata questa idea grazie al progetto PlayWeb e delle attività che verranno svolte? Sì. Dunque, questo è, diciamo, l'anno scorso, in primavera, mi è stata chiesta la possibilità di aderire a un possibile progetto, perché era tutto un po' sulla carta, era una previsione che veniva fatta da parte del Comune di Pavia di partecipare a un progetto europeo che però veniva approvato solo per una scuola in Italia, cioè una sola scuola in Italia e un solo comune ovviamente in Italia come partenariato. Io ho dato il mio assenso perché ho sentito subito i miei docenti che erano molto contenti di questa cosa, avendo un'idea del progetto. Non sto a riparlarvi di nuovo del progetto perché mi sembra già abbastanza chiaro come sia strutturato, però noi fino a quest'estate non abbiamo avuto un ok da parte dei partner, soprattutto dell'Indire, perché è l'agenzia educativa che in Italia si occupa di queste cose. Perciò per me è stata una sorpresa in un certo senso, perché non pensavo, con tutte le scuole che avevano chiesto di partecipare in Italia, non pensavo che proprio Pavia venisse scelta in questo senso, perciò lo ritengo anche un onore, perché è un progetto molto nuovo, diciamo di eccellenza, e a cui tenteremo di dare un buon esito per le nostre possibilità, ecco, per come è possibile, per far vedere che anche l'Italia c'è in qualche modo in queste cose. Ecco, in termini pratici, si parlerà di utilizzo e la consapevolezza dell'utilizzo di internet, della rete, per quanto riguarda i ragazzi? Sì, è stato esposto già dalla dottoressa Percivalle questo discorso. Noi avevamo partecipato al tavolo permanente contro le dipendenze già negli anni scorsi, proprio per quanto riguarda i discorsi di dipendenza, che possono essere il fumo, l'alcol, ma volendo anche il gioco, cioè qualsiasi cosa che può dare ai ragazzi la possibilità di deviare da una corretta via nella loro vita. E in effetti anche internet può essere un grosso rischio, perché se utilizzato male o utilizzato in modo non consapevole può portare dei problemi, ecco. E diciamo che è un lavoro che facciamo con il partenariato di altre tre scuole, abbiamo detto Spagna, Francia e Portogallo, e con il partenariato del CEM, che è l'istituto che a livello universitario si occupa proprio di questi problemi, di queste problematiche. Il come, se vuole le do anche i particolari che sono stati dati dalla dottoressa Percivalle prima. Ci sarà una previa stesura di questionari volti a rilevare problematiche che possono esserci sia a livello dei ragazzi che a livello dei genitori per l'uso internet. I questionari saranno stesi dalla università, però sempre in rapporto con i docenti.
anche perché ci sarà un lavoro tramite videoconferenze, ne è stata già fatta una di queste, per cui tutti parteciperanno alla stesura di questi questionari. Questionari saranno poi sottoposti dall'università ai ragazzi. Poi, data la rilevazione dei questionari, verranno stese delle possibilità di lavoro anche come unità didattiche, è stato detto anche questo, e contemporaneamente ci saranno anche degli incontri di queste scuole, delle quattro scuole, sia in Italia, il primo sarà fatto a gennaio qui a Pavia, che nelle quattro, cioè nelle altre tre nazioni corrispondenti, entro i due anni ovviamente. Alla fine dei due anni ci sarà la possibilità di avere delle unità didattiche che saranno date, anche con corsi di formazione agli insegnanti, che saranno date proprio per evitare la dipendenza da internet a livello sia dei partner che anche di altre scuole europee, e non è detto anche solo europee, può anche darsi al di fuori dell'Europa. Siamo con Eleonora Salvadori, presidente del CEM, Centro Educazione Media, per parlare appunto della collaborazione attiva nel progetto Comenius al quale parteciperà l'Istituto Pavese Felice Casorati. Nello specifico, quali saranno le attività svolte? Allora, innanzitutto la prima attività sarà quella di fare una specie di censimento della situazione, riuscire a capire che cosa i nostri studenti, i nostri docenti già fanno dentro le scuole, per questo è il primo livello, soprattutto attraverso un questionario che verrà poi seguito e curato anche dall'università, e dopo ne parlerà comunque la collega Valentina Percivale, appunto un questionario che dovrebbe dare questo primo quadro della situazione. Questo questionario verrà comunque proposto anche alle altre scuole, cioè alle scuole straniere, quindi alla scuola spagnola, francese e portoghese, che naturalmente in una traduzione che adatterà al contesto ai contesti diversi, dovranno appunto produrre questo questionario, distribuirlo nelle scuole, e così avremo anche dei dati comparativi interessanti, perché non è che le politiche educative siano così simili tra un paese e l'altro, spesso anche paesi che sembrano più arretrati tra virgolette rispetto a quello che potrebbe essere la situazione italiana o anche francese, risultano magari invece avere una grande attenzione, aver dato sempre grande attenzione alla parte tecnologica, per cui risulterà, come dirà anche Valentina, che a livello spagnolo, a livello portoghese abbiamo scoperto delle scuole che hanno un livello tecnologico altissimo. Dopodiché da lì poi partirà tutta la parte di formazione, perché servirà per individuare quelli che sono i bisogni formativi, partirà la parte di formazione dei docenti più o meno centralizzata, a cui CEM darà un notevole contributo, anzi CEM si farà carico proprio di questo aspetto formativo, e tutti gli altri aspetti poi di intervento e di elaborazione di unità didattiche eccetera, vorrei che ne parlasse Valentina, perché è proprio quella che ha avuto un maggior impatto con questo progetto. Sì, l'attività di formazione sarà svolta qui in Italia da CEM e lavoreremo proprio con gli insegnanti su cosa vuol dire utilizzare internet per fare didattica, quindi attività su come si costruisce un blog, la web quest, la ricerca online, come si costruisce la socializzazione online, quindi processi che vengono attivati per l'utilizzo del social network, piuttosto che... Da questi struttureremo attività didattiche. Avremo poi gli altri partner che, come ha detto la Presidente, sono molto avanti dal punto di vista dello sviluppo tecnologico nelle scuole. Quindi chiederemo anche agli altri partner di fare formazione in Italia, per esempio sull'utilizzo di piattaforme di insegnamento e-learning, per esempio Moodle, che è una piattaforma molto utilizzata in Europa per la formazione degli studenti, e quindi i ragazzi potranno seguire piccole lezioni non più solo frontalmente a scuola ma anche attraverso le piattaforme, quindi tutto ciò che è socializzazione, tutto ciò che è ricerca online, le piattaforme migliori, come farle, poi proprio la costruzione di unità didattiche gestite esclusivamente online, in presenza in classe e online. Questa sarà la formazione. Questo tipo di formazione permetterà poi alle insegnanti in ogni contesto di creare delle attività da fare con i ragazzi. Quindi una volta formate su come si usano queste strategie nella didattica, lavoreranno sulla, per esempio, costruzione di un blog insieme ai ragazzi, costruzione che sarà condivisa nei quattro paesi, costruzione di una piattaforma Moodle, e quindi realizzeranno attività, lezioni in classe, per esempio gli esercizi e i compiti non più fatti sul quaderno ma fatti online.
questo saranno attività che poi verranno strutturate, perché nel primo anno ci sarà il questionario, la mappatura e la formazione agli insegnanti. Secondo anno tutto ciò che riguarderà il lavoro in classe, quindi un progetto in progress che verrà creato insieme. L'importante è proprio che tutte queste attività di formazione in classe verranno gestite parallelamente nelle quattro scuole, e alla fine metteremo insieme in kit pedagogico e unità didattiche per i ragazzi tutti questi materiali che abbiamo sviluppato.